Questo è un podcast di Rai Play Sound. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app. Che cos'è in definitiva il malato di mente e perché continuiamo a rifiutarlo? Ma guardi, io non posso dirle cos'è il malato di mente perché non lo sa nessuno cos'è il malato di mente. L'importante è avvicinarci alla malattia e avvicinarsi soprattutto al malato perché... io penso che l'avvicinamento a una persona che soffre deve essere un compito che trascende la figura semplice e banale del medico che ha imparato determinate tecniche. Franco Basaglia, intervistato da Sergio Zavoli. Il giornalista, fra le firme più note della radiotelevisione italiana, decide nel 1968 di dedicare uno speciale all'esperimento che da 7 anni Basaglia sta portando avanti a Gorizia. Aprire i reparti chiusi dei manicomi, organizzare assemblee fra i ricoverati e il personale medico, e così facendo restituire ai malati psichiatrici la propria soggettività. Professor Basaglia, si rimprovera questo ospedale di essere più una denuncia civile che una proposta psichiatrica. Oh, senz'altro, sono perfettamente d'accordo. Vorrei partire sulla provocazione che lei mi fa, dicendomi denuncia civile, più che proposta psichiatrica. Io non saprei assolutamente proporre niente di psichiatrico in un manicomio tradizionale. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere, terapia biologica o psicologica, posso dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Lo speciale di Zavoli su Basaglia si intitola I giardini di Abele e viene trasmesso il 3 gennaio 1969 in prima serata sul canale nazionale e viene visto da 20 milioni di persone. E per concludere, professor Basaglia, francamente, le interessa più il malato o la malattia? Ho decisamente il malato. Io sono Vanessa Roghi e questo è Archivi della Follia, un viaggio nelle teche Rai alla ricerca della storia di Franco Basaglia, della chiusura dei manicomi in Italia, di quello che è accaduto dopo e sta ancora accadendo. Questa è la sigla di Grande Storia, il programma di Rai 3 per cui ho lavorato per 15 anni. 15 anni che mi hanno consentito di addentrarmi negli archivi della radio e della televisione infinite volte. Ho scritto documentari sulla storia delle donne, sulla strategia della tensione, ho lavorato sulla storia della scuola e sulle biografie di importanti intellettuali italiani, da Gianni Rodari a Elsa Morante. Ma mai, veramente mai, ho trovato una mole così imponente di materiali nelle teche come quando nel 2018 ho scritto una puntata dedicata a Franco Basaglia e ai 40 anni della legge 180, che nel 1978 aveva chiuso i manicomi. In Italia attualmente, con un po' di buona volontà, è possibile ricoverare in una casa di cura, in un ospedale psichiatrico, chiunque di noi. 10, 12 primi, 4 secondi. Radio Anch'io. Cancelli chiusi. 10, Roma, inchiesta 3, sugli 6. Ospedali psichiatrici a cura di Carlo Fenoglio. La verità. Storie e protagonisti di oggi. Programma in diretta di Aldo Falivelli. Seduto qui, di fronte a me c'è Franco Basaglia. Esistono ore e ore di approfondimenti in radio e in televisione che a partire dagli anni 50 delineano in modo nitido non solo la storia della psichiatria italiana, ma più in generale la storia del diritto alla salute in Italia. Un diritto inscritto nella Costituzione all'articolo 32, ma attuato soltanto in modo parziale e con enorme lentezza fino agli anni 70, quando insieme alla legge 180 viene approvata anche la legge che istituisce il Sistema Sanitario Nazionale. Sono due storie parallele, due storie fortemente legate tra di loro, come mette in evidenza Franco Basaglia. Parlare di malattia mentale equivale a parlare di malattia e basta. Che posto ha il malato nella nostra società? E la malattia fa o non fa parte della vita? Che cosa si può fare per smantellare definitivamente il manicomio? Ma io direi che la gente deve capire cosa vuol dire essere malato di mente, no?
che vuol dire essere malato di mente, vuol dire essere ghettizzato, no? Questo vuol dire. Allora il problema è fondamentale è dare la possibilità che non tanto la malattia mentale sia considerata come ogni altra malattia, no? Perché questo vuol dire. Allora dobbiamo vedere cosa sono le altre malattie. Allora direi come è trattato il malato in genere nelle nostre organizzazioni sanitarie, lei sa, è una situazione di oppressione e non di liberazione da un male, ma è una situazione così di oggettivazione della persona che poi è trattata direi come può essere trattato un oggetto. No? Il problema è che la malattia è una parte della vita e le persone vogliono vivere anche nella malattia la propria esistenza. Ecco, questo è direi molto importante. È un'idea la sua assolutamente rivoluzionaria negli anni dell'immediato dopoguerra. Anni nei quali sul manicomio si afferma una nuova narrazione, un luogo ameno nel quale è addirittura bello stare, come racconta questo cinegiornale del 1958. Oggi il malato è accolto in un villaggio sereno, con la sua brava chiesetta, passeggio e soprattutto l'assenza di ogni rumore nocivo all'interiore equilibrio. È un ambiente luminoso e incantevole, simile nell'aspetto ad un luogo di villeggiatura, armoniosamente composto di padiglioni ben soleggiati sotto incantevoli spazi di cielo, di palazzine dall'architettura gradevole, di aiuole fiorite. Il manicomio di cui parla questo cinegiornale è quello di Trieste. Sarà il primo ad essere chiuso in Italia nel 1977. Il manicomio di San Giovanni, la città dei matti, come viene chiamato da tutti. Un immenso complesso immaginato agli inizi del Novecento dall'architetto Lodovico Braidotti, immerso nel verde, lontano dal centro. Rispecchia perfettamente l'ideologia positivista dalla quale è stato immaginato. Un'ideologia che pretende di curare ogni forma di devianza, separandola dalla società che l'ha prodotta, nascondendola allo sguardo dei cosiddetti normali. Perché il manicomio non racchiude fra le sue mura soltanto persone con problemi psichiatrici, ma bambini e adulti con handicap, o semplicemente agitati, e ancora alcolizzati, prostitute, donne sole, indocili, addirittura in certi anni, in certi luoghi, oppositori politici. Anche a Trieste, anche lì, entro i confini della città dei matti, non è facile distinguere la cura dalla custodia, l'ospedale dal carcere. A Peppe Dell'Acqua, psichiatra a memoria storica dei fatti che hanno portato alla chiusura del manicomio di San Giovanni, affido la descrizione di cosa era quel luogo negli anni 50. Il manicomio di Trieste nasce con l'impero austro-ungarico, viene inaugurato nel 1908 e diciamo che anche durante il ventennio e poi subito dopo la guerra cerca di conservare un aspetto che è quello dove la impossibile utopia della psichiatria, una falsa profezia la psichiatria, si potesse realizzare. Dunque l'ordine è quello che appare. I reparti sono divisi per sesso, cioè sinistra, destra, maschi, femmine. Ci sono alcune iniziative che comunque sono abbastanza comuni negli altri ospedali, come il lavoro, soprattutto il lavoro, l'ergoterapia. L'ergoterapia, o terapia del lavoro, è tuttora elemento fondamentale per il definitivo recupero dei degenti già migliorati con le cure da shock farmacologiche. I reparti, nella loro infelicità, nella loro tristezza, sono meglio tenuti, insomma, ecco. E la stessa ergoterapia viene fatta con criterio, le persone sono... Però tutto quello che ti sto dicendo, è vero che vedo meglio, no? Questo grande parco, questo viale, la chiesa, il laboratorio, eccetera, eccetera, ma ciò che accade, cioè il paradigma, è quello. E forse, mi verrebbe da dire, ma questo così uno lo dice quasi così come conseguenza delle parole che dice ti appassioni, e forse proprio per questo è ancora più inattaccabile, più terribile. Oggi a Trieste, l'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni ospita un laboratorio di imprenditoria sociale, attività assistenziali e creative, uffici comunali e della ASL, e un meraviglioso roseto voluto da Franco Rotelli, psichiatra,
collaboratore di Franco Basaglia e per anni direttore dell'ex manicomio. Ci sono stata durante un festival che fanno a primavera, poi a cena siamo andati al Posto delle Fragole, il ristorante gestito dalla cooperativa sociale voluta dagli ex pazienti psichiatrici. Mi sembra giusto e importante partire da qui per raccontare questa storia, non solo perché, come ho già detto, quello di Trieste è stato il primo manicomio a chiudere in Italia, ma anche perché quello che è accaduto dopo la sua chiusura ha reso concreto, tangibile, direi visibile, come fosse possibile attuare in Italia una legge che a molti sembrava soltanto un'utopia, la legge 180. Ma non corriamo troppo avanti, anzi, torniamo indietro. E facciamoci raccontare da Ilaria Lafata, storica e ricercatrice del Centro Studi Movimenti di Parma, qual è la legge che regola i manicomi in Italia negli anni 50. E non è una legge varata dalla Repubblica Democratica, no. È una legge del 1904. La legge del 1904 è il primo tentativo di omogeneizzare tutta la gestione delle strutture manicomiali nella neonata Italia. È una legge che è un po' simile ed è un po' ricalcata sulle leggi di pulizia ed è interessante perché cristallizza il motivo per il quale si entra in manicomio, perché si viene ricoverati in manicomio se si è pericolosi per sé, per gli altri e di pubblico scandalo. Allora, per me questa cosa dello scandalo pubblico merita una riflessione, nel senso che scandalo etimologicamente deriva dal greco, che vuol dire inciampo. Cosa c'entra l'inciampo con la vergogna? Io me la sono sempre immaginata come la vergogna di essere un elemento scomodo per la società, che costituisce un inciampo, diciamo una specie di ingombro, il classico granello di sabbia nell'ingranaggio di una società che per andare avanti, per progredire in modo perfetto, non ha bisogno di inciampi, non ha bisogno di ingombri, non ha bisogno di granelli di sabbia. E quindi cosa si fa con questi corpi estranei? Si allontanano. Allora il pubblico scandalo, da questo punto di vista, è uno dei motivi per cui bisogna essere allontanati dalla società buona, perfetta, progressista, post-rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale è finita da un pezzo. Il boom economico è alle porte, ma la legge è sempre la stessa e i matti continuano ad essere un inciampo. A Trieste si finge che non sia così. A Trieste è ancora usato il letto a rete. Il letto a rete è un letto chiuso da una rete da tutti i lati, anche da quello superiore, una vera e propria gabbia per esseri umani. Eppure, malgrado questo, si sostiene che i tempi stiano cambiando perché vengono introdotti gli psicofarmaci, di recente scoperta, e le macchine per l'elettroshock. Il moderno trattamento si basa, oltre che sulle terapie da shock, anche sulla terapia con farmaci psicotropi. L'elettrourto viene attuato preferibilmente sotto l'azione del curaro, in respirazione controllata. Come terapie scioccanti si usano anche la acetilcolinoterapia e la insulinoterapia. Iniettando insulina si ottiene uno stato particolare di shock. Esiste insomma l'idea, e dobbiamo dire che è la più diffusa adesso in questi anni, che un manicomio buono sia possibile. Lo racconta molto bene questo estratto da Viaggio in Italia di Guido Piovene, un incredibile reportage che lo scrittore compie alla scoperta del paese fra il 1956 e il 1957. 45esima trasmissione, Arezzo e Volterra, con la collaborazione del radiocronista Nanni Sava. Non dimentichiamoci che la televisione in Italia è una realtà solo dal 1954, ma in pochi pochissimi ce l'hanno e la radio ancora consente davvero di scoprire un territorio che gli italiani non hanno mai visitato, il loro. Vige a Volterra una fiducia che credo unica nel mondo di fronte ai malati di mente. La città non li teme, sicura che se fossero pericolosi i medici del manicomio non li lascerebbero uscire. Si è anzi assuefatta a vederli come normali. E si trovano amici, sono invitati a bere, possono partecipare ai discorsi e guadagnare qualche soldo. In questa cittadella dalle mura grigie, il pazzo si mescola al savio. Potrebbe essere un soggetto letterario potente. Un documento preziosissimo. Quello della radio pubblica, del resto, è un archivio ancora in gran parte da esplorare.
bambini, donne, soggetti da sempre ai margini, esclusi dalla memoria pubblica, dalla ricerca storica, hanno lasciato con la radio un segno tangibile della loro esistenza su questa terra, la loro voce, custodita dal nastro magnetico. Così per la prima volta alla radio viene registrata la voce di un paziente di un ospedale psichiatrico, un matto. A Roma, quando appresi la notizia di Dominique Voltaire, nel medesimo reparto psichiatrico, un certo paesano, che era stato qui ricoverato, insomma, qui a Voltaire, e durante l'ora di passeggio diceva che Voltaire era addirittura l'inferno, che se viziavano, che torturavano, che mangiava l'aria, addirittura un trattamento medioevale, addirittura come i tempi dei preistorici, e che mi aveva impressionato. E tra me dicevo, per fortuna che io non devo andare a Voltaire, devo tornare a Aversa. E sicché quel giorno che mi fu comunicato dove veniva Voltaire, addirittura feci imbaricamento a Roma, feci l'ira di Dio, che tanto la costringe il direttore lì del carcere a dire venite qui con le guardie, insomma uccidetemi sul posto qui perché sono convinto che a Voltaire lì devo andare a finire la vita mia. Ma dopo 3, 4, 5 mesi, mano a mano, pian piano, comunque vedi che era tutto diverso, tutto il contrario. E vedi che invece di quello che era una cassa da morto, una tomba, è stata invece la resurrezione di tutto me stesso. Tutto bene allora. E Volterra davvero, come Trieste del resto, è un manicomio dove è addirittura bello stare. Ne parlo con Vinzia Fiorino, che insegna storia contemporanea all'Università di Pisa e a lungo ha studiato il manicomio di Volterra. Sono Vinzia Fiorino e insegno storia contemporanea all'Università di Pisa. Mi sono occupata a lungo di storia sociale e culturale della psichiatria. Ho studiato in particolare due manicomi, quello di Roma, Santa Maria della Pietà, e quello di Volterra. Per quanto riguarda la storia del manicomio di Volterra, ricorderei che ancora negli anni 50 risentiva di una lunga tradizione abbastanza contraddittoria, nel senso che se fin dal primo Novecento si era attivata una esperienza importante legata alla ergoterapia, all'open door, quindi a un preciso filone psichiatrico capitanato proprio a Volterra dalla figura del tutto originale, direi, di Luigi Scabbia, dall'altra parte aveva un suo cotè repressivo, perché appunto fin dagli stessi anni 30, in seguito a una convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, fu istituita presso il manicomio di Volterra una sezione criminale, qualcosa, diciamo, che stava un po' a metà, un ibrido. Questa esperienza era abbastanza famosa anche perché a lungo vi stette ricoverato Oreste Nannetti, che con la fibbia della cintura dei propri pantaloni realizzò un enorme graffito sulle pareti del reparto Ferri, appunto del suo reparto, purtroppo in gran parte andato perduto per incurie e responsabilità diverse. Una raccolta di lettere degli internati, censurate e conservate nell'archivio, ci racconta tutta un'altra storia. Per fatti, documenti, persone, trasmettiamo Lettere dal Malinconio, la corrispondenza negata degli internati nel manicomio di Volterra dal 1895 al 1914, di Massimo Canevacci. Volterra, 8 aprile 1903. Carissimo Petrin, non sai nulla di quello che mi è accaduto. Hanno trovato modo di inviarmi qui a Volterra, nel locale civico manicomio, senza essere uno di quei tali che abbiano perduto il ben dell'intelletto, dove sono peggio che in una galera. Quindi ti pregherei di portarti immediatamente costia a vedere se mi fosse dato di uscire e starmene con te. Procura, te ne prego, di farlo subito e te ne ricompenserò. Sono in disgrazia. Tanti saluti di cuore. Il tuo amico, Gasciarino Antonio. Mesi di luglio 10, Volterra, Malinconio. Carissimo zio, lo prego con tutto il mio cuore di farmi avere il mio onore, che io sono tanto buono, di farmi ottenere la libertà. E ti prego, zio mio, di farmi avere la grazia di potermene tornare a casa mia paterna,
che tu n'averai il premio in vita e in morte, che io male non ne ho fatto a nessuno, neanche ho rubato a nessuno, e spero di ritornare con i miei onori. Dunque, zio mio Giovanni, ti prego di chiamarmi presto, che qui non si può respirare aria buona, che ci è tanto mondo, che ci è un infettare, che ci è da morire. Le lettere pubblicate in un'opera importantissima, Corrispondenza negata, che intanto è una raccolta che riguarda gli scritti, autografi dei ricoverati dai primi del Novecento fino agli anni Sessanta, e quindi fu importante poi, appunto, in epoca, diciamo, di critica dell'istituzione manicomiale, di deistituzionalizzazione, raccontare la vita dall'interno. E cosa ci raccontano queste lettere? Sono rimaste intanto nell'archivio del manicomio perché erano scritte dai pazienti, ma in realtà mai inviate, perché la regola di tutti i manicomi, non certo solo di quello di Volterra, era molto preciso: bisognava rescindere qualsiasi legame con il contesto di provenienza, con le famiglie, con gli affetti, per una precisa indicazione terapeutica. La realtà è che anche se la modernità ha bussato alle porte del manicomio, a Trieste e a Volterra, la sua natura repressiva e carceraria continua a prevalere, anche nel dopoguerra democratico. Repressiva e carceraria, ho detto, ma forse dovrei aggiungere classista. Una parola che oggi si fa fatica persino a pronunciare, ma non c'è altro modo di dirlo, perché i ricchi stanno in clinica e i poveri stanno in manicomio. Se ne accorge Franco Basaglia. Conosco almeno, dico, due tipi di psichiatria. La psichiatria per i poveri e quella per i ricchi. C'è un proverbio calabrese molto interessante a questo proposito, che dice: chi non ha, non è. A questi poveri pazzi si somministrano terapie che di terapeutico hanno veramente ben poco, come la terapia insulinica, propagandata come una delle grandi e moderne migliorie del manicomio. Ce la descrive uno psichiatra che con Basaglia ha lavorato a lungo, Tommaso Lo Savio. Sono Tommaso Lo Savio, sono uno psichiatra. Ho lavorato nei servizi di salute mentale della Regione Lazio a Roma. Per 5 anni ho lavorato con Franco Basaglia a Trieste. La terapia insulinica consisteva nel somministrare dosi crescenti dell'ormone insulina fino a determinare il coma profondo, e il risveglio dal coma avveniva attraverso una sonda che veniva inserita dalla bocca, che doveva andare nello stomaco, con il problema di essere certi che la sonda non fosse andata in trachea e quindi in polmone. Bisognava dare un colpo a vuoto con lo stantuffo, con l'aria, e mettere l'orecchio sulla pancia del paziente per sentire che entrava l'aria. E si somministrava in questo modo, attraverso la sonda, un bibitone di acqua e zucchero. E a che cosa serviva? Era, come dire, rientrava nelle terapie da shock, quella dell'insulina, insieme poi all'elettroshock e altre terapie da shock con farmaci. Il risultato maggiore di questa terapia era che queste persone si ingrassavano a vista d'occhio, perché la somministrazione di un chilo di zucchero, 1,5 chili di zucchero, perché questa era la quantità, creava, come dire, una situazione di ingrassamento rapido. Questo fu uno dei motivi per cui una mattina, arrivando in macchina da Roma e dovendo entrare e fare la terapia insulinica, perché io facevo questo, ero stato comandato a fare questa cosa, ebbi un momento di sconforto e non riuscivo a entrare in reparto, non ce la facevo. Allora era anche molto, molto giovane, e mi misi a piangere in macchina,
Per cui a un certo punto alzai lo sguardo e vidi degli infermieri intorno a me che stavano lì preoccupati. Capii che non potevo più restare in quella situazione e quindi detti le dimissioni e andai via. Molti sono i giovani medici che non accettano più queste pratiche. E fra di loro Franco Basaglia, che quando arriva a Gorizia trova l'inferno sulla terra. Che cosa ha contribuito a fare dell'infermiere, agli occhi del malato, una sorta di guardia carceraria? Quello che è stato realmente per un lunghissimo periodo, per lunghi anni, la situazione degli infermieri negli ospedali psichiatrici. Le oppressioni, le prevaricazioni, le bastonature, le camicie di contenzioni, la sottrazione dai libri, dalle sigarette, al denaro, ad ogni altra cosa. Lo scrive John Futta nel suo libro La Repubblica dei Matti. A lui chiedo di raccontarci perché quello di Gorizia è fra i manicomi, un manicomio speciale. Basaglia è stato in carcere, questo è importante, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale, e non in un carcere tipo normale, un carcere gestito dai nazisti, quindi non una cosa da poco. Quindi lui aveva sperimento sul suo corpo, distruzione totale, durante un momento di molto traumatico. Quindi c'è questo. Nella sua esperienza di Gorizia, quando l'impatto di Gorizia, c'è anche il ricordo quasi molto traumatico del periodo in guerra, che non era molti anni prima, era 17 anni prima, che erano pochi, ma molti, ma non tantissimi. Poi lui aveva letto Primo Levi, soprattutto Se questo è un uomo, che è un libro per lui importantissimo. Infatti aveva una delle prime edizioni di questo libro. E un'altra cosa che lui vede quando vede Gorizia è quello. Lui vede nella sua mente, perché non aveva mai visto un campo di concentramento, però ha letto Levi, ha sentito racconti di compagni a Venezia che sono tornati. Lui vede anche un campo di concentramento, anche nei vestiti, nella testa razzata, questa cosa qui. Quindi lui fa sempre questo confronto fra il lager e il manicomio. Diventa un slogan degli anni 60. Manicomio uguale a lager. Diventa un manifesto spesso usato anche nei libri di Basaglia. Quello che accade all'ingresso in manicomio è descritto da uno speciale di TV7 dal titolo Un sistema sbagliato. Va in onda nel 1965 e a parlare è il primario dell'ospedale psichiatrico di Varese, Giovanni Aschieri. Immediatamente al momento della missione viene spogliato, gli viene tolto il vestito, non solo, ma il portafogli, l'orologio, l'accendisigaro, i fiammiferi, la fede nuziale, la trousse per la cipria, il rossetto, le forcelle per i capelli, la catenella della prima comunione, la corona del rosario e persino l'occhio di cristallo o l'arto artificiale se ne è munito. Posto poi così nudo come un verme, viene rivestito di una divisa di colore indefinibile che reca le impronte di coloro che l'hanno preceduto e che può essere o troppo larga o troppo stretta, troppo lunga o troppo corta. E a questa spoliazione fisica che cosa segue poi? Segue la spoliazione psichica, che è ancora più grave della spoliazione fisica, perché il malato viene trattato col tu indiscriminato, il malato viene spersonalizzato, qualunque cosa gli dica non ha alcun valore, la posta gli viene censurata, insomma egli si sente ridotto allo stato di un semplice numero, non di un uomo con un nome, con una famiglia, con degli affetti, dei sentimenti, delle reazioni. Come si conciliano questi trattamenti con i principi espressi dalla Costituzione repubblicana? Esistono degli esseri umani che possono essere privati degli stessi diritti? Il paziente psichiatrico che perde il diritto di voto dopo il ricovero in manicomio, così come tutti i diritti civili, non è un cittadino come gli altri? E ancora, con i diritti perde anche lo statuto di essere umano?
Sono stato ricoverato 5 volte, sempre per un mese, 25-30 giorni. Ho avuto un fratello morto qui. Da quando erano chiuso tutto qui, adesso è cambiato il 10.000%. Mio fratello è morto torturato. Lo chiudevano nella cella, invece di dargli un'iniezione, di dargli incontro, incoraggiamento come fanno adesso le terapie, gli mettevano una camicia di forza e lo mettevano sul letto di pietra legato. È morto rabbioso. Archivi della follia, in cerca di Franco Basaglia. È un podcast RaiPlay Sound, scritto e realizzato da Vanessa Roghi. Direzione artistica Andrea Borgnino. Producer Luca Franco. Mix and sound designer Alfredo Morana. Editor Alexandra Genzini e Paola Manduca. Musiche originali Frederic Ren. RaiPlay Sound, podcast, audiolibri e radio. Ascolta la serie completa di questo podcast su raiplaysound.it e scarica l'app.